I costi indiretti della sanità sono stati al centro del congresso dell'ISPOR Italy Rome Chapter in corso qui a Roma. In questa occasione abbiamo il piacere di parlare con la dottoressa Elena Paola Lanati, che è segretario di questa associazione. Sentiamo cosa ha detto il nostro collega. Dottoressa Paola Lanati, com'è nato l'ISPOR Italy Rome Chapter? ISPOR Italy Rome Chapter è nato nel 2014 da un gruppo di esperti di economia sanitaria e farmaco-economisti e direi anche amici che condividono la visione relativa al nostro sistema sanitario e alla necessità di aumentare gli strumenti oggettivi a disposizione per valutare le tecnologie. E da questo, diciamo, abbiamo contattato l'ISPOR internazionale, quindi la società madre, per chiedere la costituzione dell'ISPOR italiano, in particolare con base a Roma. Chi ne fa parte? Quali sono i vostri interlocutori? Allora, la Società Internazionale di Farmacoeconomia si rivolge a tutte le persone che si occupano di valutazioni sanitarie, di risultati in sanità, e di fatto la stessa cosa succede in Italia e quindi raccoglie sia persone appartenenti al sistema sanitario che comunque ad aziende private di ovviamente farmaci e medical device che abbiano un interesse generale nell'aumentare anche nel nostro paese la cultura in queste materie, quindi health economics, HTA, e soprattutto a farne uno strumento concreto che possa essere utile per prendere decisioni in sanità. Come pensate di aumentare la cultura sulla farmacoeconomia e sull'HTA? Allora, l'ISPOR ha tutta una serie di progetti in corso che sono nati dai loro membri per sviluppare appunto questa conoscenza, questo livello generale che oggi è in mano tendenzialmente a pochi esperti e lo faremo attraverso progetti ma anche dei corsi di formazione piuttosto che finanziando proprio dei travel grant a dei giovani e invito tutti quindi ad andare sul sito isporitaly.org per accedere al bando e quindi poterli far partecipare anche alla versione europea del congresso dell'ISPOR in Europa. Quindi tutta una serie di attività, nonché corsi di formazione fatti in Italia che saranno gratuiti per i membri del sistema sanitario.